La devozione mariana di Padre Pio è un elemento fondamentale della sua spiritualità. Sin da piccolo si recava in chiesa e recitava il Santo Rosario con i suoi compaesani a Pietralcina. La festa della Madonna della Libera, celebrata nel suo paese, veniva da lui ricordata sempre con molto piacere. Il suo era un vero e proprio rapporto filiale che tramandava ai suoi figli spirituali. Il suo desiderio più grande era che tutti avessero questo tenero sentimento verso Maria, che più volte lui stesso chiama con vezzeggiativi amorevoli: cara madre, mammina, mammina bella. Nell'epistolario troviamo numerose testimonianze sulla devozione mariana di Padre Pio. In una lettera del 1 maggio 1912 scrive: con quanta cura la Madonna mi ha accompagnato all'altare questa mattina. Mi è sembrato che ella non avesse altro a pensare se non a me. Così, in poche parole scritte a Padre Agostino, scopriamo quanto la sua amata mammina lo aiuta a vivere l'Eucaristia. Un aspetto importante della vita di Padre Pio si trova nel legame tra la Madonna che partecipa alle sofferenze di suo figlio e la sua partecipazione personale alle sofferenze di Cristo. Sempre nell'epistolario è scritto: associamoci sempre a questa sì cara madre. Usciamo con essa appresso Gesù fuori di Gerusalemme. Usciamo portando appresso a Gesù l'obbrobrio glorioso della sua croce. Nel 2002, nella lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, Giovanni Paolo II invita i fedeli a contemplare Cristo con gli occhi di Maria. E Padre Pio guardava Cristo con gli stessi occhi di Maria, sua madre. In questo mese a lei particolarmente dedicato, la Madonna faceva sfoggio della sua bontà nei riguardi del frate stigmatizzato. La lettera scritta a Padre Agostino il 1 maggio 1912 è un resoconto preciso delle gioie e delle grazie che Maria gli procura a maggio. Questo mese, come predica bene le dolcezze e la bellezza di Maria. La mia mente, nel pensare agli innumerevoli benefici che ha fatto a me questa cara mammina, mi vergogno di me stesso. Non avendo guardato mai abbastanza con amore il di lei cuore e la di lei mano, che con tanta bontà me li compartiva. E quel che più mi dà afflizione è di aver ricambiato le cure affettuose di questa nostra madre con tanti continui disgusti. Nelle maggiori afflizioni mi sembra di non aver più madre sulla terra, ma di averne una molto pietosa nel cielo. Ma quante volte il mio cuore fu calmo, tutto quasi dimenticai. Dimenticai quasi perfino i doveri di gratitudine verso questa benedetta mammina celeste. Il mese di maggio, per me è il mese di grazie. Padre Pio amava tutto l'anno la Madonna, ma è chiaro che in alcuni periodi, come il mese di maggio, si sentiva particolarmente ispirato. Io ho commentato una sua lettera dove lui dice proprio, era un suo saluto abituale, che Gesù e Maria regnino nel vostro cuore e vi facciano santi. Quindi è bellissima questa devozione a Maria che deve regnare nel nostro cuore, cioè appunto abitare con le sue virtù, con la sua protezione, con la sua premura materna, perché noi possiamo essere tutti di Gesù. Suor Daniela ha scritto un libro, Da Porta del Cielo, le apparizioni di Maria nella storia della salvezza. Maria appare dall'inizio dell'era cristiana in ogni parte del mondo. Perché lo fa? Suor Daniela attraversa i secoli e riannoda i fili di questa straordinaria presenza della Madre di Dio. Ci racconta un po' la genesi di questo libro? Sì, ho voluto proprio dimostrare come Maria, attraverso le apparizioni, è entrata in tutte le culture, in tutti i popoli e anche in tutte le età della storia cristiana, che è una cosa veramente straordinaria. E perché? Perché appunto lei come inviata di Dio, come messaggera, anche perché essendo assunta in cielo, Maria ha un corpo anche risorto, riesce veramente a essere tramite dell'amore di Dio, dei suoi messaggi, anche in situazioni particolari, lì dove ecco, necessita la sua presenza materna, quindi in tutte le parti del mondo. E la cosa più interessante è che dove appare Maria assume la lingua del posto, addirittura le sembianze fisiche, il modo di vestire e anche delle espressioni particolari che riescono proprio a inculturare il Vangelo in quel determinato contesto.
Nel libro si parla di mariofanie che si ricollegano ad un'attualità di quella che è la maternità di Maria nella storia. Sì, appunto Maria appare perché, come ci dice anche la Lumen Gentium, no, del Concilio Vaticano II, da quando è ormai assunta in cielo accanto al figlio, non dimentica gli altri figli che ha assunto sotto la croce, allora svolge proprio una premura materna nell'accompagnare ciascuno dei suoi figli, tutti noi e tutta l'umanità, nei momenti ancora più particolari. Ecco perché la mariofania, cioè Maria si mostra proprio vicina a un popolo che soffre, a un popolo che sta attraversando una persecuzione, o per annunciare dei messaggi profetici che guidano quel popolo, quella cittadina, quella famiglia o anche quella persona verso appunto il progetto di Dio. Il suo libro è anche un viaggio nel mondo, nei luoghi più significativi della devozione mariana. Ecco, quali sono quelli meno conosciuti a suo avviso? Infatti, oltre ai famosi Fatima, Lourdes e anche Guadalupe, che poi ha più pellegrini rispetto a quelli appunto nostri che conosciamo, io direi per esempio Velankani in India, mi ha colpito molto la storia di questa apparizione accaduta nel 1500, perché Maria appare a un bambino indù e gli chiede del burro e del latte, che poi sono simboli del banchetto messianico. E questa apparizione è diventata famosa durante lo tsunami, perché le onde del mare si sono fermate davanti alle porte del santuario, salvando miracolosamente molte persone. Poi abbiamo l'apparizione di Lang Van in Vietnam. Ancora l'apparizione, per esempio, a Champion nel Wisconsin. O infine l'apparizione a Kibeho in Ruanda, che poi è diventata famosa proprio perché aveva preannunciato l'eccidio tra gli Hutu e i Tutu, e quindi abbiamo qui una bellissima devozione a Nostra Signora dei Dolori, che continua questo messaggio particolare, però ecco inculturato nel contesto africano. Quindi veramente Maria ha visitato tutto il mondo. Il tema delle apparizioni è diventato sempre più attuale nella vita e nella storia della Chiesa. E lei, come membro della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, ha la possibilità di entrare nel merito di questi temi così delicati. Ecco, quanto il tema delle apparizioni è legato alla devozione mariana? Tantissimo, perché il nostro compito, appunto, recentemente sono stata nominata anche direttrice proprio dell'Osservatorio Internazionale delle Apparizioni, sempre della Pontificia Accademia Mariana Internationalis. Vogliamo proprio offrire un contributo di pensiero teologico per chiarire tante questioni e soprattutto proprio orientare la mariologia. Adesso è bello perché già è il secondo anno che facciamo un corso di mariologia pastorale, proprio per far capire come vivere la devozione mariana nei santuari, nei luoghi dove ci sono state delle apparizioni. E a breve, cioè entro l'anno prossimo, faremo partire anche un altro corso proprio sulle apparizioni, per spiegare non solo i termini giusti della questione, ma anche l'approccio, ecco, spirituale, come vivere il messaggio delle apparizioni, che sono sempre una rivelazione privata, però ecco, sono un grande aiuto per vivere bene la nostra spiritualità cristiana, e lo vediamo perché i santuari mariani non sono mai in crisi, ma sono sempre pieni di persone. E sono anche un mezzo per riconoscere il segno della presenza di Dio nella storia. Assolutamente, perché Maria ci porta sempre a Gesù, l'ha detto anche Papa Francesco, questo è il suo compito, e quindi anche nelle apparizioni Maria non fa altro che ricordarci dei passi del Vangelo, di spronarci proprio a ritornare a Dio, alla conversione, a riscoprire la nostra identità di figli di Dio. Quindi ancora una volta, attraverso Maria è Dio sempre che si rivela nella storia. Papa Francesco, che a Maria ha dedicato un lavoro particolare. Sì, adesso proprio è in uscita il suo libro con le Paoline, intitolato Maria, donna che apre i sentieri,
e modestamente hanno chiesto a me un commento, ma è molto bello questa raccolta di riflessioni mariane di Papa Francesco perché ci aiuta proprio a calare la spiritualità mariana nella nostra esperienza quotidiana. Sor Daniela, in conclusione, quando si parla di apparizioni spesso si associa il termine ad un altro, anche a volte controverso, che è quello del messaggio. Ma quale messaggio Maria dà a noi oggi, a questa umanità così segnata dalla sofferenza e dalla guerra? Sì, spesso i messaggi che sono stati anche profetici, pensiamo Fatima, no? Tutta la questione del terzo segreto, annunciano cose future proprio per far capire che Dio è padrone della storia e che Dio guida la nostra storia umana, segnata anche da errori, da fragilità, verso un orizzonte di salvezza, quindi la trasforma in una storia di salvezza. Ed è proprio questo il messaggio che poi Maria, anche attraverso i vari messaggi, annuncia all'umanità di oggi. Dobbiamo avere fede in Dio, perché soltanto ritornando a Lui, credendo in Lui, possiamo affrontare ogni realtà, anche avversa, con la luce e con la forza che ci viene da Dio. E alla fine questa è la meta della nostra vita, arrivare alla comunione con Dio e godere dei frutti della sua salvezza in eterno. Rachelina Villani può essere definita una delle perle più preziose vissute accanto all'esempio di Padre Pio. Fin dalla tenera età mostrava un grande amore per Gesù e la Madonna, tanto che le amichette la chiamavano la Santina. A 9 anni il primo incontro con Padre Pio. Un giorno, dalla vicina San Marco in Lamis, partì un pellegrinaggio di ragazzine, guidate dai catechisti e dal parroco, per avere la benedizione del frate stigmatizzato in occasione della prima comunione. Tutti gli portavano un'offerta, ma non avendo nulla a disposizione, Rachelina pensò di offrire un sacrificio, facendo tutto il percorso a piedi, portando nelle scarpe dei chicchi di mais. La prima confessione con il santo non fu tanto felice per lei. La bambina stranamente non ricevette la soluzione, ma Padre Pio nel negargliela sorrideva e la invitava a tornare ancora. Rachelina era triste, perché pensò di avere peccati così gravi da non meritare la soluzione e pianse a lungo. Solo il parroco riuscì a calmarla, assicurandole che i suoi peccati erano stati assolti. Rachelina ogni settimana si recava da Padre Pio per confessarsi o solo per partecipare alla Santa Messa e ricevere la sua benedizione. Suor Maria Gabriella Iannelli, francescana immacolatina, quando alcune volte le stava vicino durante la malattia, si incantava a guardarla. Aveva 79 anni, era grave, ma aveva un volto bello e radioso che mi richiamava la Madonna. Le dicevo: Rachelina, assomigliate alla Madonna. Lei si schermiva ed io aggiungevo per rassicurarla nella sua umiltà: assomigliate alla Madonna perché l'amate. Chi la ama, le somiglia. Ho conosciuto Rachelina nel 2009, avevo appena 19 anni ed era proprio il periodo in cui ero in discernimento vocazionale. E il mio incontro con Rachelina fu grazie alle sorelle di San Giuseppe. E fui molto contento di conoscerla e andai a casa sua e lei mi accolse, ricordo ancora questo volto che veramente sprigionava tanta gioia, pace e serenità. Entrai in questa stanza di Rachelina dove sembrava veramente una cappellina. Lei si sedette, mi guardò e mi disse: Sai, tu devi essere tutto di Gesù perché il Signore ti chiama a consacrarti a Lui. Io avevo persino anche difficoltà con i miei genitori, soprattutto con mio padre che non accettava la mia vocazione. E io gli dissi: Ma guarda, Rachelina, come faccio? Mio papà è contrario alla mia scelta. E lei mi disse: Dobbiamo soltanto pregare. Preghiamo il Signore e mi disse: Stai tranquillo che quando ritornerai a casa i tuoi genitori, soprattutto in maniera particolare tuo papà, accetterà la tua vocazione. Uscì da casa sua pieno di gioia e così fu, perché praticamente alcuni giorni dopo che ritornai a casa mia, mio papà era molto molto sereno e mi disse: Guarda, se tu sei contento di intraprendere questa strada, la via della consacrazione, io
Io ne sono felice. Ho continuato comunque a frequentare Rachelina altri 3 o 4 anni. È stata per me veramente una mamma spirituale. Lei mi colpiva molto il suo parlare di Gesù e la Madonna in maniera così naturale. Era una donna di preghiera e ciò che mi diceva sempre particolarmente, diceva sempre: Pio, ti raccomando, facciamo sempre la volontà di Dio in ogni cosa, in qualsiasi momento della nostra vita. Ci fu un particolare di Rachelina, quella giornata stessa, lei mi disse che io non sarei dovuto andare in un ordine religioso, ma sarei dovuto andare in un istituto secolare. E mi parlò di un sacerdote, anche lui figlio spirituale di Padre Pio, Don Pierino Galeone. Io comunque avevo 19 anni, quindi ero un ragazzo e un po' come tutti i ragazzi, un po' le cose le dimentichiamo. Io ho comunque adesso 32 anni, sono di Foggia, però vivo in Sicilia adesso, vivo in una casa di esercizi spirituali dove aiuto anche il sacerdote nell'evangelizzazione. Nel mio cammino, anche lì in Sicilia, dove adesso vivo in provincia di Messina, feci un pellegrinaggio in Terra Santa 6 anni fa. Appena tornai da questo pellegrinaggio, mi tornarono in mente le parole di Rachelina di andare a conoscere Don Pierino Galeone. Disse al mio padre spirituale di accompagnarmi a San Giovanni Rotondo. Andammo a San Giovanni Rotondo, era il 31 settembre del 2019. E lì ebbi la grazia di conoscere Don Pierino Galeone. Ero molto emozionato e ricordo che non riuscii neanche a parlare per il mio padre spirituale dicendo che comunque io avevo desiderio di consacrarmi al Signore. Lui mi disse di sì e iniziammo un percorso, come anche gli istituti religiosi, un percorso di formazione, di crescita, anche di crescita spirituale. E 2 anni dopo ho iniziato a fare le promesse, i primi 2 anni di promesse, e aprile dell'anno scorso ho iniziato a fare i primi voti. Ecco, noi ci chiamiamo Servi della Sofferenza, il nostro servizio è proprio nell'aiuto della sofferenza. La sofferenza non soltanto intesa come la sofferenza fisica, ecco, tipo le malattie, ma il servizio alla sofferenza anche quella spirituale, ecco, in una società dove purtroppo malata, si potrebbe anche dire così, noi diamo sollievo, conforto al sofferente. E la nostra spiritualità è proprio una continuazione della missione di San Pio da Pietrelcina, perché fu proprio lui a ispirare a Don Pierino Galeone questo istituto che il Signore voleva per la sua Chiesa. E davvero ringrazio il Signore perché Rachelina in questo mi ha molto aiutato. Mi ha indirizzato, ecco, ad appartenere a questo istituto, dove veramente io sto camminando, sto ancora imparando tante cose, e lavoriamo per la gloria di Dio. In rapporto a quella che è la devozione alla Vergine Maria, siamo nel mese di maggio, un mese importante di preghiera dedicato appunto alla Mamma Celeste. Nello specifico del vostro carisma, che ruolo riveste? Allora, nel nostro carisma abbiamo tre figure, che la prima è Gesù, poi la Madonna e Padre Pio. Ecco, proprio essendo che il nostro carisma è una continuazione della missione di Padre Pio. Padre Pio, dopo Gesù, il più grande amore era la Mamma Celeste. Ecco, la nostra preghiera prediletta, anche come era per Don Pierino e anche per noi, è proprio la preghiera del Santo Rosario. La devozione veramente a Maria, prendere veramente Maria come modello. Lei è stata la serva, ecco, e per noi è proprio viene chiamata Maria, madre dei servi della sofferenza. Per noi è un ruolo fondamentale, ecco, Maria, in modo particolare proprio con la diffusione anche del Santo Rosario, preghiera prediletta in primis anche di Padre Pio. Don Pierino Galeone, Rachelina Villani, abbiamo parlato di figure spirituali che fanno parte di questa eredità ulteriore lasciataci da Padre Pio. Ecco, hanno influito in maniera particolare nella tua vita. In che modo stai continuando il tuo percorso vocazionale secondo le loro indicazioni? Allora, noi, come dicevo, abbiamo un percorso dei nostri voti, un po' come i religiosi, il percorso è di 8 anni. Io sono, si potrebbe dire, al terzo anno, fine terzo anno.
Come dicevo prima, noi consacrati secolari, ovviamente rispetto ai religiosi, non viviamo in convento, anche se possiamo fare vita comune tra di noi, ma ognuno vive nelle proprie case. Io sono fortunato perché vivo in una casa di spiritualità in Sicilia che si chiama Parco della Divina Misericordia, tra cui c'è anche Don Francesco Proccio, che anche lui è un membro dei Servi della Sofferenza. Abbiamo iniziato il cammino insieme. Noi tra l'altro anche in parrocchia abbiamo un gruppo di preghiera di Padre Pio dove diffondiamo la spiritualità di Padre Pio, in modo particolare anche, facciamo anche la lettura dell'epistolario di Padre Pio perché è molto importante, ecco, conoscerlo anche attraverso l'epistolario. E poi diffondiamo anche un'altra preghiera che era tanto cara a Padre Pio, che era la coroncina al Sacro Cuore di Gesù. Abbiamo una bella, davvero una bella missione. Ecco, ci sono tantissimi fedeli, soprattutto c'è una bella risposta da noi in Sicilia anche di devoti di Padre Pio che vogliono seguire Gesù attraverso l'esempio di Padre Pio. Dove speri ti porti questo cammino che hai intrapreso? Ecco, io mi affido totalmente al Signore. Io prendo sempre come modello Maria Santissima in questo e dico: Signore, io sono un tuo umile servo, sia fatta di me la tua volontà. Per adesso mi sono consacrato al Signore, ma non escludo anche un proseguire nella chiamata al sacerdozio, però questo è anche un discernimento che sto facendo con i miei superiori e con il mio padre spirituale. In conclusione, un invito ai nostri telespettatori in questo mese così particolare a pregare la Vergine attraverso il Santo Rosario. Ecco, la preghiera del Santo Rosario, dopo la Santa Messa, questo lo dicevano anche tanti santi, e credo anche Padre Pio, è la preghiera più forte. E mi ritrovo tante volte anche persone che hanno difficoltà a pregare il Rosario. Ecco, questa è anche una tentazione, perché la preghiera del Rosario è proprio quell'arma che Maria ci consegna ed è quell'arma che veramente ci aiuta. A me personalmente ha aiutato in tantissime difficoltà. Io, dopo la Santa Messa, veramente il mio punto di riferimento è il Rosario. Non stancatevi di pregare il Rosario. Vedrete che la Vergine Santissima veramente vi prenderà per mano e vi accompagnerà da Gesù. Quindi pregate il Santo Rosario. Questo è anche un invito che ci faceva Padre Pio. Ecco, i figli spirituali di Padre Pio proprio pregano il Santo Rosario, sono chiamati a pregare il Santo Rosario. Consiglio veramente di pregarlo perché è una preghiera meravigliosa. È cristocentrica, anche perché è una preghiera dove si medita la parola di Dio.